Scena un appuntamento con le donne al centro. Il titolo è Noi donne per il futuro dell'umanità. In questo caso poesia, musica, canto, teatro, pittura, tutte espressioni artistiche che servono a raccontare quanto importante sia il ruolo della donna per un futuro migliore. Ne parliamo con chi ha presentato l'appuntamento, Giovanna Pagani. È così. Sì, abbiamo proprio voluto questo momento di profonda riflessione col supporto dell'arte per riattivare nelle donne la consapevolezza della loro saggezza ancestrale che sempre nei tempi si è manifestata per contrastare la violenza. E di questi tempi in cui vediamo la violenza declinata in varie forme, la guerra, la violenza economica, la violenza sulle donne, i bambini, i migranti, è proprio l'ora che le donne insorgano e dicono basta, con grande forza e grande determinazione, perché anche la determinazione è un potere. L'arte che contributo può dare? L'arte ci fa crescere nel gusto della bellezza, ma anche della sensibilità alle problematiche, perché noi auspichiamo un'arte impegnata che descriva il bello, ma anche ci faccia capire l'inferno di alcune realtà in cui molti esseri umani vivono.